In questa lezione affronteremo le tematiche relative ai costi e alle scelte aziendali. In particolare andremo ad osservare come la contabilità gestionale possa essere un valido supporto per le decisioni strategiche dell'azienda. Le aree nelle quali si concentrano gli aspetti delle strategie aziendali sulle quali appunto la contabilità gestionale fornisce un valido supporto sono in particolare quella che riguarda la fissazione del prezzo di vendita del prodotto, un'area molto importante soprattutto nei momenti iniziali di vita dell'azienda e soprattutto quando sia necessario confrontarsi con i competitors. Per quello che riguarda le altre scelte operative e strategiche, diciamo che può essere molto importante l'insieme delle informazioni che la contabilità gestionale fornisce quando, per esempio, si debba decidere se dare corso, accettare un nuovo ordine oppure non dare corso allo stesso. Una terza area potrebbe riguardare invece la possibile eliminazione di un prodotto ritenuto poco redditizio e in ultimo quell'insieme di decisioni che vengono definite tecnicamente le scelte relative al make or buy, cioè la possibilità di esternalizzare una produzione quando risulti invece più conveniente acquistare direttamente all'esterno il prodotto, cessando quindi di eseguire la sua produzione. Veniamo al primo dei punti indicati precedentemente. Parliamo quindi delle modalità con le quali viene fissato il prezzo di vendita. Ovviamente il prezzo deve sempre poggiare sui due parametri fondamentali che sono la qualità e i costi di produzione. In ogni caso, nella fissazione del prezzo di vendita, l'impresa dovrà tener conto della concorrenza che esiste sul mercato, dell'entità della domanda e appunto dell'entità dei costi di produzione sostenuti e di come si possa incidere su questi ultimi per una ottimizzazione della produzione. Per quello che riguarda gli obiettivi di breve periodo, risulta plausibile che l'impresa tenda a massimizzare il profitto o perlomeno a prefissare un margine di utile a seguito dell'attività di produzione del prodotto. Tuttavia, poco plausibile invece che l'impresa si prefigga altri obiettivi, magari non di breve periodo, che possono essere per esempio la scalata a quote di mercato che attualmente sono possedute dalla concorrenza o la necessità addirittura di intervenire con dei prezzi particolarmente bassi che possano del tutto contrastare o eliminare una parte rilevante di questa concorrenza. Nella fissazione del prezzo risulta interessante capire quali metodologie possono essere applicate. Una prima metodologia potrebbe essere quella che consiste nello stabilire un margine fisso sui costi di produzione o perlomeno un margine percentuale che corrisponda appunto alla entità del profitto che si voglia realizzare. Questa è una metodica che non sempre viene semplice utilizzare perché alcune volte c'è una tale variabilità nella domanda e una difficoltà a decifrare i comportamenti dei competitors che risulta invece più adatta una seconda metodologia per la fissazione del prezzo di vendita che potremmo dire di prezzo flessibile, ossia un prezzo che si riadatta continuamente a queste caratteristiche legate alla concorrenza e all'entità della domanda sul mercato. Non è escluso anche che si possa fissare il prezzo
per imitazione, ossia semplicemente osservando il prezzo applicato dalle imprese leader sul mercato o comunque dai principali competitors e cercando di allinearsi a questi prezzi per restare sempre competitivi. In ogni caso, metodica flessibile nella fissazione del prezzo è sempre conveniente, perché in questa maniera si riesce a monitorare step by step quello che è l'andamento del mercato e le reazioni che vengono determinate nel comportamento della concorrenza. Per quello che riguarda il secondo tipo di decisioni, ossia quelle che riguardano la accettazione di un nuovo ordine, dovremo effettuare delle scelte collegate alla considerazione del costo supplettivo necessario per dare corso a un nuovo ordine e confrontare quest'ultimo con il ricavo supplettivo che ne deriva. Ovviamente, se il ricavo supplettivo supera il costo supplettivo, sarà conveniente dare corso al nuovo ordinativo. Tutto questo è possibile anche vederlo attraverso un esempio numerico, e infatti abbiamo qui l'esempio relativo alla impresa industriale Alfa, che produce e vende annualmente 10.000 unità del prodotto A01 al prezzo unitario di 180 euro e per ottenere la produzione subisce costi fissi complessivi pari a 450.000 euro, costi variabili unitari pari a 85 euro. Ora, se un cliente fosse interessato a ordinare 2.000 unità di questo prodotto e intenda dare corso all'acquisto ad un prezzo pari a 100 euro per ogni unità, potremmo effettuare il calcolo di convenienza sulla base appunto di una tabella dove noi andiamo a calcolare il costo variabile e il costo fisso nel caso della produzione iniziale e di quella invece incrementata per effetto del nuovo ordine. Quindi, come è possibile osservare dai risultati, si ottiene un costo totale nel caso di un incremento di 2.000 unità di prodotto, un costo unitario che sale nella misura di 1.470.000 euro a fronte di 1.300.000 euro che erano invece previsti prima del nuovo ordine, con un costo differenziale di 170.000 euro legato alle 2.000 unità aggiuntive di prodotto del nuovo ordine. Ora è evidente che se andiamo a mettere in rapporto tra loro il costo supplettivo totale con l'incremento della produzione, riscontriamo che per ogni unità di prodotto in più si ha un costo di 85 euro, un costo supplettivo che coincide con il costo variabile, in quanto la struttura produttiva dell'impresa non è stata modificata. Conviene quindi in questo caso accettare l'ordine, in quanto il ricavo netto pari a 100 euro per ogni unità è maggiore del costo supplettivo pari ad 85 euro. Veniamo alla terza area di decisioni aziendali inizialmente prospettata, e cioè la decisione di eliminare eventualmente un prodotto che risulti poco redditizio o che comunque addirittura preveda che si debba subire una perdita. La decisione di eliminare la produzione di un prodotto che non produce più utili dipende dalla misurazione e dal confronto dei costi cessanti e dei ricavi cessanti. Sono costi cessanti quelli che smettono di manifestarsi in quanto la produzione viene eliminata. Sono ricavi cessanti quelli legati alla mancata vendita di questo prodotto eliminato.
Per cui anche in questo caso è possibile, attraverso alcuni esempi numerici, e qui ne vediamo un esempio, mettere a confronto i ricavi che cesseremo di percepire per effetto dell'eliminazione del prodotto con i costi che vengono eliminati per effetto della interruzione di questa produzione. Come sempre c'è da considerare l'incidenza dei costi fissi, in quanto molto spesso anche in caso di eliminazione di una produzione continuano a manifestarsi dei costi fissi che invece sono legati alla struttura aziendale, e quindi alcune volte può essere utile continuare a produrre un prodotto anche se con margini di profitto molto bassi, perché questo ci consente comunque di ripartire meglio i costi fissi. La quarta area delle nostre decisioni aziendali riguarda invece la tecnica cosiddetta del make or buy, ossia la possibile esternalizzazione di una produzione. Occorre in questo caso confrontare i costi cessanti, cioè quelli per la produzione del bene che viene interrotta, con i costi emergenti, ossia quelli che derivano dall'acquisto del bene presso una seconda impresa, un'impresa terza. Se i primi superano i secondi, c'è convenienza ad esternalizzare. Utilizziamo anche in questo caso un esempio numerico. L'impresa Alter riceve da un fornitore la proposta di una fornitura del componente beta al prezzo unitario di 41 euro e valuta l'opportunità di cessarne la produzione interna e acquistarlo invece all'esterno. Individuiamo l'alternativa più conveniente tenendo presente che il reparto produttivo in cui viene realizzata la produzione del componente beta non può essere utilizzato per altre attività produttive. In questo caso, come si vede dall'esempio numerico, abbiamo un costo legato all'acquisto del componente all'esterno che è pari a 410.000 euro, mentre invece i costi di fabbricazione che cessano di manifestarsi sono pari a 128.000 euro e a 310.000 euro. Ne deriva dal confronto una scelta relativa all'acquisto esterno del prodotto come alternativa più conveniente, in quanto risulta meno onerosa. I costi emergenti di 410.000 euro sono infatti minori dei costi cessanti di 438.000 euro. Grazie.